Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Un caloroso benvenuto a tutti gli amici dell'Air Sicilia Virtual. Sono il CEO Giovanni Rugolo e vi do il benvenuto a questa che è una serie di video tutorial relativamente all'operatività della nostra compagnia. In particolar modo oggi ci troviamo all'aeroporto di Bergamo, Orio al Serio. Vedete questa che vi sto mostrando in questo momento è la piattaforma X-Plane. E per la gioia del nostro caro collega in compagnia Gianluca Cusato, che salutiamo, che ci ha, grazie ai suoi video e al suo canale Lupus in Game, gran canale, grandi video, ci ha insegnato ad apprezzare questo simulatore davvero, davvero realistico, ragazzi. E in questo momento quello che vedete è l'aeroporto di Bergamo e io in questo momento ho utilizzato Ortofoto XP 4 e il World 2 X-Plane, che è stato realizzato da una coppia di programmatori, e lo trovate su X-Plane Italia, che non fa altro che andarvi a generare un po' i paesi e gli edifici italiani sul territorio nazionale. E quindi dicevamo, ci troviamo a Orio al Serio, Bergamo, Lima India, Mike Eco. E per questo volo VFR, la 13ª tappa del tour VFR Italy che l'Air Sicilia realizza in stretto contatto, quindi in stretto specchio, con il tour VFR Italy di Vao. Infatti, percorrendo entrambe le tappe e quindi effettuando i voli connessi a IVAO, avrete la possibilità di diciamo, rapportare i leg e quindi concorrere alla realizzazione, quindi alla consegna dell'award del tour sul vostro profilo IVAO, come anche dell'award e dei punti che la nostra compagnia mette a disposizione come Air Sicilia Virtual. Guardate la bellezza dello scenario gratuito scaricato da xplane.org, lo scenario di Bergamo Orio al Serio, e intorno, come vedete, tutte le cittadine, e zoomiamo ora sul nostro Cessna C172 della Air Sicilia Virtual, che è pronto nella General Aviation, quindi nell'apron, al parcheggio. E appunto vedremo come andremo a sviluppare una pianificazione per questo volo e soprattutto per come cominceremo a organizzare tutto questo tour e quindi questa tappa in particolar modo. Una volta che voi avete effettuato la vostra registrazione, avete la possibilità di andare a scaricare sia le carte degli aerodromi, sia le carte delle route, ossia le carte relative alla pianificazione VFR. Quindi molto semplice. Tornando appunto al nostro discorso, le carte che noi utilizzeremo per questa pianificazione sono la carta en route 633, che è riferita alla zona alla zona di Milano, zona nord. Vedete, partiamo dal confine con la Francia fino ad arrivare grosso modo al lago di Garda. Tutta questa zona è ricompresa in questa carta fino praticamente a Viareggio. Dopodiché utilizzeremo la carta 635, che è la carta che riprende un pezzo della zona di Bergamo, quindi della CTR di Bergamo, e arriva fino al confine col Montenegro, cos'è Montenegro, con la Jugoslavia.
scendendo qua fino alla zona di Perugia, comprende anche la zona di Ancona. Quindi sostanzialmente sono queste le due carte VFR che utilizzeremo per la nostra pianificazione di questo breve volo. Dico, ovviamente utilizzeremo queste due carte perché il nostro volo si trova a cavallo fra l'en route 633 e l'en route 635. Dopodiché, altre carte fondamentali sono la carta dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, la carta dell'aeroporto di Brescia Montichiari. Poi ovviamente io ho aperto anche la carta relativa all'aerodromo di Bergamo, nel caso in cui non conoscessimo bene l'aeродromo e le vie di rullaggio, e questo ci può venire utile. Ma questo lo vedremo nel momento in cui dovremmo effettuare la fase di rullaggio. Allora, per comodità mia personale, io utilizzo come software per la pianificazione VFR il programma VFR Flight, che vedete qua già aperto e posizionato sulla zona di Bergamo. Però dico, va benissimo anche Plan G, è un altro programma che viene utilizzato per la pianificazione VFR. Allora, cominciamo. Intanto, fondamentalmente, all'interno del nostro VFR Flight andiamo a fare il clic col tasto destro sull'aeroporto Lima India Mike Eco di Bergamo, scusate, e lo andiamo ad aggiungere come punto di partenza della nostra rotta, che troveremo qua. Ok, e l'abbiamo inserito. Possiamo dare il nome alla rotta, quindi magari gli diamo Bergamo, Lima India Mike Eco, Brescia, Lima India Papa Oscar, e sotto gli mettiamo VFR Italy Tour Leg 13. Questo tanto per dare un'idea e un nome al nostro piano di volo. E, vabbè, come prestazioni qua su VFR Flight possiamo andare a crearci tutti gli aeromobili che vogliamo. Già lui ci propone una serie di aeromobili standard. Per esempio a noi l'A2A, che non è presente per X-Plane, però c'è per Prepar 3D o per FSX, ma va benissimo perché le caratteristiche sono quelle. Dicevo, la 2A Cessna 172R lo possiamo tranquillamente prendere e lui ci va a mettere una velocità di crociera media di 110 nodi, ci dà una quota di crociera che è di 1500 piedi, ci imposta una riserva di carburante per 45 miglia nautiche, ci imposta il consumo medio carburante orario, quindi 30,3. Ci imposta la quantità di carburante utilizzabile e ci dà il carburante inutilizzabile. Quindi, bene o male, ci dà già un elenco di valori che sono importanti nella nostra pianificazione. Ovviamente, come dicevo, all'interno di VFR Flight col tasto più io potrò andare a crearmi un nuovo profilo, quindi per un nuovo aeromobile, inserendo i valori relativi all'altro aeromobile che magari posso utilizzare. In questo momento per noi va benissimo il 172 della 2A. Dunque, prima cosa da fare, andiamo sulla carta dell'aerodromo di Bergamo, oltre a segnarci come cosa importante l'elevazione sul nostro taccuino che dobbiamo sempre avere al lato al computer con carta e penna per selezionarci questi dati, che è un dato importante. Andiamo a scorrere la carta fino al punto 22 relativo alle procedure di volo. Sulla carta trovate tutte le informazioni che
relative all'aeroporto, quindi le piste, quindi per esempio le comunicazioni radio, le frequenze, insomma, trovate tutto quello che vi può essere utile nella pianificazione della vostra partenza. Per esempio, nel punto 17 vi fa vedere che tipologia di spazio è, spazio delta, quindi uno spazio controllato. Vi fa vedere i limiti verticali della sua ATZ, vi fa vedere i piedi della transition altitude, vi fa vedere il nominativo con cui chiamare l'ente, per esempio Orio Tower. Poi scendiamo, ecco qua vi dà per esempio tutte le varie frequenze, l'emergency, Milano Radar, quindi l'approach tower e la ground e la tower, e poi abbiamo l'ATIS di Bergamo nel caso in cui per quanto riguarda le informazioni di volo. Quindi scendiamo. Punto 22. Allora, nel punto 22, al punto 1, generalità, vi viene indicato il dato relativo al circuito di traffico. Che cos'è il circuito di traffico? Il circuito di traffico non è altro che quella procedura che viene applicata sia alle partenze che agli arrivi quando si vola in particolar modo in VFR. Quindi quando non si sta facendo un approccio strumentale, quindi non si segue una STAR o non si segue un vettoramento da parte dell'ATC. E quindi in questo caso, quando si effettua una partenza o quando si effettua un arrivo, nel caso in cui non ci dovessero essere delle indicazioni, diciamo, diversificate da parte del controllore, il nostro aeromobile dovrà inserirsi, ovviamente se siamo sotto controllo previa autorizzazione, dovrà inserirsi nel cosiddetto circuito di traffico. Ovviamente che cos'è un circuito di traffico, lo lascio all'interno di un'altra magari un altro video, un'altra lezione, anche perché diciamo ci sono un po' di cose da dire del circuito di traffico, però se no diventerebbe troppo lungo questo video. Allora, quindi la cosa importante è capire nel punto 22 come possono e come devono essere effettuati i circuiti di traffico. Allora, in questo caso ci viene indicato che per quanto riguarda le runway 10 e 28, il circuito di traffico è sempre a sud-ovest. Trovate le indicazioni di queste altre due piste, la 12 e la 30, ma queste qua sono piste relative agli elianti. E quindi in questo caso loro hanno un circuito di traffico diverso. Quindi sappiamo già, in fase della nostra pianificazione, che a seconda che decolliamo dalla pista 10 o a seconda che decolliamo dalla pista 28, il circuito di traffico deve sempre essere effettuato a sud-ovest. Quindi, andando all'interno del nostro simulatore, se voi andate a verificare, questa è la pista 10, quindi 10, vedete, questa è la seconda pista dedicata agli elianti, vi dicevo io. Questa invece è la pista, diciamo, andiamo indietro. Questa è la pista 28. Quindi, ovviamente, considerando che nord e sud è in questa situazione, perché noi a nord abbiamo le Alpi e questo è il nostro sud, il circuito di traffico, se io parto dalla pista 10 e quindi mi metto a favore di pista,
Se io parto dalla pista 1-0, il mio circuito di traffico sarà con una virata a 90 gradi alla mia destra. E quindi effettuerò un circuito di traffico destro. Quindi alla partenza farò il mio braccio di decollo, dopodiché la prima virata sarà a 90 gradi sulla mia destra, per prendere il braccio di controbase. Dopodiché conterò, una volta effettuata la virata, i miei canonici 30 secondi ed effettuerò la seconda virata a 90 gradi per mettermi nel cosiddetto sottovento, quindi parallelo alla pista, sottovento della testata 10. Quindi sottovento della pista 10. Ovviamente questo è un sottovento destro, viene denominato sottovento destro, perché io volando, e quindi essendo seduto all'interno del mio Cessna 172, avrò la pista alla mia destra. Cioè, se io mi giro immaginando di essere sul mio aeromobile e sto percorrendo il sottovento destro, vedete come vi faccio qua vedere, la pista io ce l'avrò alla mia destra. Ok? Nel caso in cui io parto e quindi la pista in uso è la 2.8, la mia virata non sarà a destra, ma sarà a sinistra. Quindi io parto, mantengo il braccio di sottovento e il braccio di decollo, scusatemi, e effettuerò la prima virata a 90 gradi alla mia sinistra, conterò i canonici 30 secondi ed effettuerò la seconda virata di 90 gradi per entrare nel sottovento della testata pista 2.8, quindi parallelo alla pista da questa parte, sottovento sinistro, perché ovviamente se io sono all'interno del mio Cessna 172 e sto volando in questa direzione, la pista la trovo alla mia sinistra, quindi sto effettuando il sottovento sinistro della pista 2.8. Quindi questo perché dalla carta che abbiamo visto ci viene indicato che i circuiti di traffico devono essere sempre effettuati a sud-ovest, quindi zona sud. Quindi sottovento e circuito destro se parto dalla 1.0, circuito sinistro se parto dalla 2.8. Detto questo, scendiamo sempre sulla carta. Eccola qua. E vado al punto 4, relativo alle procedure per i voli VFR. Allora, ovviamente il primo punto mi dice vedere l'en route 633, che è questa, la carta VFR, e poi mi dice il traffico VFR in decollo dalla runway 10. Ovviamente tutto questo vi dice anche allo scopo di ridurre il rumore sul quartiere situato a sud della città di Bergamo, o il traffico VFR in decollo dal runway 10 deve mantenere prua pista fino a lasciare il fiume Serio. Quindi procedere in accordo al piano di volo o alle istruzioni della torre. Quindi è probabile che se c'è il controllo e non c'è un traffico intenso, può essere pure che praticamente il controllore non vi faccia fare il circuito di traffico, sempre per ridurre ovviamente il rumore sopra la città di Bergamo. Quindi, tornando nel nostro explain, partendo dalla pista 1-0, che è questa, quindi
Quindi, decollando, lo vedete che qua c'è il fiume serio? Proprio vicinissimo alla testata pista 28. Eccolo qua. Ci siamo? Allora, partendo dalla 10, la carta mi dice che devo mantenere il più possibile la prua della pista fino al fiume serio. Quindi non è che io decollo e boom, decollo e me ne vado di qua subito tagliando. No, decollo, cerco di mantenere la prua della pista sicuramente fino al fiume serio. Continuando, il sottovento per la runway 28 o 10 dovrà essere effettuato non al di sotto dell'altitudine di 1500 piedi. Quindi già mi sta dando una seconda indicazione, che è quella relativa al sottovento, che sia per la 28 ossia sia per la 10. Il sottovento deve essere effettuato a un'altitudine non al di sotto di 1500 piedi. Può essere fatto al di sopra, ma non al di sotto di 1500, evitando Azzano, San Paolo e Grassobbio. Se noi andiamo a vedere nel nostro simulatore, anzi, per sicurezza, utilizziamo Google Earth. Ci andiamo a cercare Bergamo. Lui ci dà esattamente l'aeroporto. Eccolo qua, il nostro aeroporto, pista 10. Dunque, Azzano San Paolo, come vi dicevo io, quindi Azzano San Paolo, scusate, questo, no, sì, scusate, questo, Azzano San Paolo, mettiamoci come nel Google Earth, Azzano San Paolo, e poi abbiamo Grassobbio, allora sarà da questa parte. E Grassobbio. Quindi i due, diciamo, paesini o quartieri che sono attaccati all'aeroporto di Orio al Serio, quindi Azzano San Paolo e Grassobbio, quindi eccoli qua, quindi uno da questa parte e uno da quest'altra parte. Allora, questi due assembramenti di case, quindi queste due zone popolate, non devono essere interessate. Quindi, se io effettuerò i miei circuiti di traffico, devo prima, cioè dopo aver effettuato la prima virata di 90 gradi, contando sempre quei famosi 30 secondi, devo fare attenzione a non girare subito su questi paesini, quindi su questo e su questo. È chiaro? Vedete quanto è importante la lettura di una carta in questa fase. Quindi, detto questo, per quanto riguarda i nostri circuiti di traffico, torniamo sulla carta e a seguire ci viene detto che la virata base, quindi quando viriamo in base, nel caso in cui dovessimo atterrare sulla runway 28, dovrà iniziare ad est del fiume Serio. Quindi qua c'è il fiume Serio. Se io sto arrivando
atterrare sulla 28, la mia virata in base dovrà iniziare al di qua, quindi lato est del fiume Serio. Quindi non potrò virare subito qua, ma dovrò virare a est del fiume Serio. Vedete quante informazioni ci viene dato, ci vengono date da una semplice, cioè da una carta di un aeroporto. Ci fa capire in fase di pianificazione qual è il nostro comportamento all'interno della nostra fase di approccio al circuito e al landing. E questo, imparare a leggere la carta, ci dà una mano anche nei confronti di un eventuale controllo, perché se è presente la torre, sappiamo già, o anche tipo l'approccio, ma in particolar modo la torre, sappiamo già grosso modo se il controllore, perché il controllore si legge le carte, ci fa effettuare le manovre, sappiamo quali manovre dobbiamo effettuare, perché già le abbiamo studiate preventivamente. Quindi. Tornando sulla nostra carta, subito dopo i punti A, B e C troviamo il punto 3 e ci viene detto: punti di riporto VFR diurni, Alzano Lombardo, Romano di Lombardia, Trezzo sull'Adda, Rovato. E allora questi sono i punti di riporto che devono essere inseriti, cioè almeno uno di questi punti, a seconda di dove noi stiamo arrivando o partendo, devono essere inseriti all'interno del nostro piano di volo. Quindi a questo punto andremo nella nostra EnRoute 633, facciamo una zoomata nella zona di Bergamo, eccola qua. Quindi, siccome la nostra pianificazione prevede, diciamo, la direzione lungo il lago di Iseo, il nostro primo punto sarà Rovato. Eccolo qua. Lo vedete? Quindi, nella mia pianificazione VFR, il primo punto che andrò a inserire è Rovato. I punti che sono indicati sulla carta sono questi, guardate che sono intorno a Bergamo, Rovato, Romano di Lombardia, Trezzo sull'Adda, Alzano Lombardo. Siccome io volando, a seconda che farò poi il circuito o meno, devo andare verso il lago di Iseo, allora il punto più congeniale sarà sicuramente Rovato. Quindi Rovato sarà il mio primo punto della pianificazione. Andrò nel VFR Flight, eccolo qui, Rovato. Vado col tasto destro, aggiungi Rovato alla rotta e mi viene creato il primo segmento. Vedete, una volta inserito Rovato, io già sono uscito anche dalla CTR di Bergamo, questa in blu. Quindi quando il controllo mi dirà procedere verso Rovato, quindi il primo punto rotta, a quel punto io già so che arriverò là, riporterò e sono fuori dalla zona di Orio al Serio e dalla CTR di Bergamo. E a questo punto posso andare a inserire la mia pianificazione. Per esempio, andiamo sempre nella route 633, link, ho messo Rovato. Se dovessi andare dritto verso Brescia, devo obbligatoriamente inserire Ospitaletto, perché i triangolini rossi sono i punti obbligatori da riportare. Ma siccome io devo andare prima sul lago di Iseo, allora ho imposto l'overe, quindi dopo Rovato metto l'overe, arrivo fino all'overe e giro, oppure mi creo io un punto Iseo. Io per esempio mi sono creato un punto Iseo al centro del lago. Poi se voglio mettere l'over lo metto, se voglio arrivare fino all'over e girare, giro, ma dico,
la pianificazione VFR da questo punto di vista è abbastanza libera. Quindi, tornando sul mio VFR Flight, vedete, io ho creato un punto ISEO, andrò a mettere alla mia rotta aggiungi ISEO e mi viene creato l'altro segmento. Ora l'over lo potrei inserire, ma preferisco magari poi se ci voglio arrivare ci arrivo, giro e poi magari lo riporto, se per caso c'è un controllo lo riporto io a prescindere dal mio piano. Però magari, vabbè, inseriamo, mettiamo, aggiungiamo anche l'over. Oh, a questo punto devo ritornare, perché la mia direzione è poi dopo il lago di Iseo, il lago di Garda. Non fate l'errore di prendervi un punto rotta qui sul lago di Garda e tracciare una rotta dall'Overe direttamente al lago di Garda. Perché se voi andate a controllare la carta, vedete che queste zone più scure vi fanno capire che stiamo parlando di rilievi importanti. Cioè, già io qua sono a 6.389 metri, qui scendo un po' a 4.797, qua ritorno a 6.578, al centro sono addirittura a 7.382. Non è che io, se io volo VFR, devo cercare di volare il più basso possibile. La quota, diciamo, ottimale è intorno ai 1.500-2.000 piedi. Faccio VFR, mi guardo il paesaggio e trovo i miei punti di riferimento durante il volo. Quindi possibilmente evitiamo di tracciare linee così dirette, trovandoci un punto rotta qua magari sul lago di Garda, visto che io devo andare a inserire Riva del Garda nella mia pianificazione. Dico, evitiamo magari di trovarci un punto del genere tirando la riga dritta, ma ritorniamo indietro uscendo dal lago di Iseo per ritornare sulla nostra pianificazione più lineare. Quindi, in questo caso, ritornando dall'Overe, ovviamente, se noi andiamo a vedere la nostra piantina, la nostra carta, siamo obbligati a mettere Ospitaletto come punto rotta, perché è triangolino rosso. E quindi sul mio VFR Flight vado a inserire Ospitaletto. Vedete? Parto da Bergamo, arrivo a Rovato, vado sul lago di Iseo, voglio toccare l'Overe, tocco l'Overe, giro e ritorno a Ospitaletto. Andiamo avanti. Anche qui, dopo Ospitaletto, mi trovo indicato Brescia come punto di riporto. Devo andare sul lago di Garda, lo metto tranquillamente e quindi inserisco Brescia. E la mia pianificazione prosegue. Vi ricordo che, come da tour, devo andare a toccare Riva del Garda. Quindi a questo punto torno sempre sulla carta. Mi trovo Desenzano in rosso, ma io devo andare sopra sul lago di Garda. È lo stesso discorso fatto per Ospitaletto, anche perché Desenzano, se io vado a guardarmi la carta di Brescia e quindi scendo anche qua, ricordatevi, Brescia è importante, segnatevi anche Brescia l'elevazione dell'aeroporto, quindi 356, mettetelo da qualche parte sul vostro quadernetto. Scendiamo al punto 22. Ok, circuito di traffico consentito solo ad est, quindi anche qua Brescia il circuito di traffico non è consentito ad est, quindi per la pista 32-32 è a destra e per la 14 è a sinistra, e l'altezza massima di 1000 piedi AGL, quindi 1000 piedi dal terreno. Quindi se io ho un'elevazione del mio aeroporto di 1356, il circuito lo faccio
dovrebbe essere 1356, però lo faccio a 1400 per esempio. Lo sbaglio se lo faccio a 1400. Sono al massimo. Dopodiché, sotto, i piloti devono prestare attenzione a non confondere l'aeroporto di Brescia Montichiari con quello di Ghedi, che è un aeroporto militare con simile configurazione di pista 13 e 31, localizzato ad appena 2,5 miglia nautiche ad ovest di Brescia Montichiari. Quindi ci vengono a dire anche: occhio quando stai arrivando vicino Brescia, perché potresti confonderti con un aeroporto che ha la stessa configurazione di pista, ma che è Ghedi, quindi l'aeroporto militare di Ghedi, e che si trova a 2005, a 2,5 nautical miles ad ovest di Brescia. Quindi, andando poi sotto a vedere le procedure VFR, allora vi viene detto ovviamente di controllare la carta en route 212 per il letto di traffico. Al punto 2 vi dice: allo scopo di ricevere informazioni su eventuale traffico IFR che arriva su Brescia, operante all'interno della T-zona di Montichiari, è istituito il punto di attesa VFR su località Desenzano. Eccolo qua, in rosso. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che su Desenzano io devo arrivare, arrivando in atterraggio su Brescia, e probabilmente questo sarà un punto di attesa, perché se c'è traffico sull'aeroporto il controllo mi dirà di fare magari un 360 o di restare in holding, e di restare in holding su Desenzano. Quando mi autorizzeranno potrò scendere verso Brescia e inserirmi nel circuito di traffico. Quindi in questo momento noi Desenzano non lo mettiamo come punto di riporto, ma magari ci prendiamo anche direttamente. Io su VFR Flight ho messo direttamente Riva del Garda, eccolo qua. Ne ho creati due perché uno lo possiamo anche eliminare. Tasto destro, aggiungi Riva del Garda alla rotta. Ora, ovviamente il sistema mi traccia questa linea così, ma io so che qua ci sono le montagne. Volando cercherò di fare questa curva un pochettino più larga fino ad arrivare sul lago. E una volta che sono sul lago, proseguo verso fino a Riva del Garda. Ora, all'interno del piano, quindi dicevamo, arrivato a Riva del Garda, siccome all'interno del mio tour devo toccare anche Sirmione, e Sirmione, se noi lo prendiamo anche da Google Earth. Ok. Lo troviamo qua. Ok, allora o vi create un punto di riporto sul Sirmione, oppure per esempio io nella mia pianificazione ho inserito Riva del Garda, Peschiera del Garda. Quindi io passo, scendo da qua, passo sul Sirmione e arrivo a Peschiera del Garda. Arrivato a Peschiera del Garda, mi posiziono su Desenzano, pronto per l'arrivo a Brescia. Vedete qua? Anche dalla carta, a questo punto dovremmo prendere. Beh, si può fare anche qua, effettivamente. Ma possiamo prendere anche questa da questa parte che è più
è più ampia sulla zona. Ok, arrivo su Peschiera del Garda, ritorno su Desenzano, quindi lo inserisco perché è obbligatorio all'interno del mio piano di volo. So che su Desenzano è prevista un'area di attesa VFR per gli eventuali traffici IFR su Montichiari. E a quel punto poi posizionerò l'aeroporto di arrivo su Brescia e quindi su VFR Flight andrò a cliccare e inserirò in rotta Brescia. Se facciamo una zoomata indietro, vedete che il piano di volo per questo, diciamo, questa breve tappa del tour è completato perché partenza da Lima India Mike Eco, Rovato, Iseo, Lovere, Ospitaletto, Brescia, Riva del Garda, Peschiera del Garda, Desenzano e direzione Lima India Papa Oscar. Ho inserito tutti i punti indicati nelle carte, sia per quanto riguarda l'aeroporto di Bergamo, sia per quanto riguarda l'aeroporto di Brescia, e sono sicuro che la mia pianificazione da questo punto di vista è inattaccabile. Vado a controllare cosa c'è qua. Eccolo qua. Il piano è stato sviluppato. Mi vengono indicati anche gli stimati del mio volo. Mi viene indicato quante miglia nautiche percorrerò e mi viene indicato il tempo stimato di volo, quindi 1 ora e 10 minuti. Quindi inserito l'aeroporto di destinazione, quindi Brescia, potrò andare anche a indicare un alternato. In questo caso io indicherò Verona, Villa Franca, quindi Lima India Papa X-Ray. Aggiungi l'IPX alternato, mi chiede la frequenza, io metto tranquillamente la prima. Ok, e nella mia rotta, nel mio piano di volo, viene inserito anche come alternato l'aeroporto di Verona Villa Franca. Salviamo per sicurezza sul desktop. Ok. E così ce l'abbiamo salvato. Allora, un'altra cosa importante che mi fa VFR Flight è la possibilità del calcolo dell'altitudine, dell'altezza. Se io clicco su calcolo profilo verticale per la rotta, includi terreno. Io già ho scaricato il file, però se voi non ce l'avete potete aprire questa pagina e scaricarvi il file della zona che vi interessa. Vai su Calcola. Ok, L32, seleziona. Calcola. Eccolo qua. Mi viene creata, mi viene creato il profilo dei rilievi montuosi presenti nella zona, e di modo che io possa regolarmi di conseguenza. Allora, vi faccio notare una cosa. Provato 1500, dico, io potrei salire anche, vedete qua noi abbiamo la TMA di Milano. La TMA di Milano ha un'altezza intorno ai 2000 piedi, quindi se io volo sotto i 1500 non gli rompo le scatole. Continuo per Iseo, quindi sono sul lago, entro dentro Lovere, arrivo a Lovere, sono sempre all'interno dei miei rilievi, quindi non ho problemi, grosso modo riesco a gestirmela anche volando sul lago.
Arrivo su Ospitaletto, faccio attenzione, cerco di evitare questa zona che praticamente potrebbe essere più alta, ma dico potrei salire anche a 2000 piedi, dico non è il problema, ma non più di tanto, magari gli metto anche 2000 piedi. Vario la mia altitudine, sono sempre al di sotto, non rompo le scatole per esempio alla TMA di Milano, zona 1, Lombardia. Anche qua, se io mi imposto a 2000, arrivo praticamente a lambire la zona, ma fondamentalmente è difficile con un controllore della TMA se è operativo mi va a chiamare. Continuo, qua mi trovo una zona ristretta, nella zona, una zona proibita addirittura. Vedete questa zona qua rossa? Allora che faccio? Per sì e per no mi mantengo sempre a 2000 e quindi sono ampiamente sopra la zona e non interesso l'altra, la CTR di Milano zona 3. Questi rilievi sono quelli che costeggiano il lago e quindi giustamente io li posso tranquillamente circumnavigare per arrivare direttamente sul lago di Garda e posso restare a 2000 piedi senza nessun problema. Arriverò a Riva del Garda, ritornerò verso Peschiera del Garda, interesso a quel punto una zona pericolosa, vedete? Questo nel caso in cui io dovessi volare all'esterno del lago, ma io, anche se qua passa la linea, volerò dentro il lago e quindi problemi non ne ho, perché, anche perché devo arrivare su Sirmione, quindi puoi andare a Peschiera del Garda. Dopodiché Desenzano, potrò tranquillamente essere su Desenzano a 1500, sia Peschiera del Garda che Desenzano a 1500. Allora, questo profilo verticale vi dà un'idea di come impostare al meglio le vostre quote. Quindi, chiuso questo, torniamo sulla nostra pianificazione, la salviamo sempre per sì e per no. E possiamo per esempio esportarci anche il file PDF. Vedete? Ci viene creato un PDF dove noi possiamo andare a inserire i vari dati che sono la data di partenza, l'aereo, il pilota, insomma, proprio come si fa magari un cosciale nella vita reale, il volo VFR. Ci dà la velocità di crociera, la quota di crociera, ci dà i vari punti con le prue, con la velocità stimata, con gli stimati in termini di tempo. Ci dà la declinazione magnetica, ci dà la durata del volo. Dopodiché io qua posso inserire un'eventuale quota di sicurezza, che è la mia quota alla quale qualsiasi cosa possa succedere, io so che devo salire e sono tranquillo. L'orario di partenza lo possiamo inserire e l'orario di arrivo. Dopodiché ci dà le informazioni su l'alternato che abbiamo inserito, che è Verona Villa Franca, l'elevazione dell'aeroporto e la frequenza. Dopodiché qua ci vengono indicati altri dati relativamente ai nostri punti rotta. E qua ci viene fatto un piccolo disegno della mappa del nostro volo. Allora, questa diciamo, poi ovviamente che se io vado sul piano di volo lo posso esportare
come file per il simulatore FSX per Part 3D o per X-Plane, per esempio. Nel nostro caso io l'ho esportato per X-Plane e ce l'ho già pronto, caricato nel Cessna. E torniamo sul nostro X-Plane. Dunque, siamo tornati all'interno del cockpit del nostro C172. Come detto, ci troviamo a Bergamo, ore al serio. E allora, intanto andiamo a compilare, quindi apriamoci il nostro EVAP. E quindi, prima di effettuare la connessione, vi ricordo Squawk 7000, anche se in questo momento non è aperto. Allora diamo battery on, voltaggio master e apriamo i sistemi. E allora vedete lo Squawk è per VFR, vi ricordo sempre 7000 perché siamo in Europa. In Italia, in particolar modo in Europa, dico in America, lo Squawk di base per il VFR 1200, questo è il titolo informativo, quindi 7000 e viene indicato dal nostro EVAP. Andiamo all'interno del nostro piano di volo e andiamo a vedere cosa abbiamo inserito. Quindi abbiamo ovviamente il call sign di compagnia, viene indicata la V per indicare volo VFR. Tipo di flight general aviation, aviazione generale. Dopodiché il nostro aeromobile C172, la turbolenza non c'è nessun problema. Equipaggiamento Sierra Delta Foxtrot Golf, transponder modalità Sierra. Airline io inserisco sempre Sierra India Charlie, che è il call sign della nostra compagnia Air Sicilia. E appunto partenza Lima India Mike Echo, orario di partenza, siccome in questo momento il nostro orologio fa le 9:53, quindi noi lo dobbiamo mettere sempre in Zulu, sarebbero, mettiamo le 10, mettiamo le ore 09:00, quindi partenza ore 9 Zulu. Ci troviamo diciamo al fuso orario di P1 in questo momento, quindi se le nostre 10 sono le 9 Zulu. Dunque, cruise speed 110 nodi, Mach non esiste per il Cessna, tipo di livello di volo VFR, quindi non specifichiamo nulla, che possiamo anche non specificare nulla, rotta, ecco qua, il punto che molti di voi tendono a inserire in maniera errata è proprio la rotta, quando parliamo ovviamente del volo VFR. E anche chi prenota i voli all'interno dell'aeroclub, allora i voli dell'aeroclub vengono generati in maniera random, quindi il sistema vi inserisce all'interno del campo rotta, quando lo importate sul SIMAGARS per esempio, vi inserisce nel campo rotta i cavo di partenza e i cavo di arrivo. Questa praticamente è sbagliata, cioè voi nella rotta non andate mai a inserire l'ICAO di partenza e l'ICAO di destinazione, ma andrete a inserire solo e esclusivamente i punti rotta. Ora, discorso a parte l'IFR, lo vedremo quando si parlerà dell'IFR, per quanto riguarda il piano di volo VFR, vanno inseriti i punti di riporto che sono presenti nel nostro piano di volo. E i punti di riporto vanno indicati esclusivamente in maniera maiuscola e tutto attaccato, quindi senza spazi fra di loro. L'unico spazio deve essere per differenziare i punti fra di loro. Allora, ora, siccome in questo momento, ok, provato, abbiamo detto ISEO, dopodiché abbiamo detto Ospitaletto e Brescia,
Quindi Ospitaletto e Brescia. Dopodiché abbiamo Riva del Garda. Riva del Garda. Scusate questa maschera a tendere prego, ma sicuramente è dovuto al fatto che sto lavorando su due notebook differenti dove ho presente i VFR Flight, e quindi per questo che magari in questo momento magari forse si è impallata questa maschera, visto che sto anche registrando. Quindi diciamo Ospitaletto, Brescia, Riva del Garda, Sirmione. Quindi Riva del Garda, Sirmione. Quindi dopo Sirmione abbiamo Peschiera del Garda e Desenzano. Ora vedremo anche perché è inserito Desenzano. Quindi Sirmione, Riva del, no, Peschiera del Garda, quindi Peschiera del Garda e Desenzano. Ok, quindi Rovato, Iseo, Ospitaletto, Brescia, Riva del Garda, Sirmione, Peschiera del Garda e Desenzano. I nostri punti rotta sono inseriti nel piano di volo di IVAO. Destinazione, dicevamo, Lima India Papa Oscar. Tempo di volo 1 ora e 30. Andiamo a verificarci sul VFR Flight il tempo stimato di volo. Allora, questa pianificazione si è modificata, quindi il VFR Flight ci indica 114,5 nautical miles per 1 ora e 02 minuti di volo. Quindi in questo momento io vado a inserire 01, mettiamogli 05, non si sa mai, e il tempo di volo. L'endurance, dico, mettiamogli almeno il doppio, quindi 02 0220, mettiamo qualcosina in più, quindi 0220 ore di volo. Quindi il carburante a bordo sarà per 2 ore e 20. Persone a bordo 2, comandante ovviamente Giovanni Rugolo. Alternato Lima India Papa X-Ray, ossia Verona Villa Franca, si trova diciamo proprio quasi alle spalle di Brescia. Allora, fatto questo, il nostro piano di volo è ok. E quindi send flight plan. Ancora non mi sono connesso, in questo momento. Già l'ho prefiled. E allora, intanto andiamo a verificarci alcune configurazioni di bordo. Quindi la nostra radio comune settata su 122 800, che è la frequenza Unicom. Vediamo se per caso è presente qualche controllo in zona. No, in questo momento la zona è libera da controllo. Va bene, quindi 122 800 è la nostra Unicom. Dopodiché andiamo su flight plan, lui avrà caricato quello precedente, quindi ci spostiamo con, allora, flight plan, ci spostiamo con questo. No, scusate. Quindi, flight plan. Andiamo a selezionarci il nuovo piano di volo inserito all'interno del nostro. Ok, ci posizioniamo sul primo punto. Ok, e a questo punto lo attiviamo e ci mettiamo in modalità GPS. Ok, fatto questo, questa la possiamo anche momentaneamente togliere dalla visualizzazione.
fatto questo, andiamo a verificarci i nostri settaggi. No, mi serve per prendiamoci. Vabbè, allora facciamo così, allora. Andiamo a prenderci il nostro piano di volo. Ce lo copiamo. Attiviamo il nostro SimMakers. Lui ci chiede di scaricare il volo prenotato, quindi il nostro, eccolo qua, il nostro tour, e quindi andremo a cancellare i punti che dovevamo toccare nella rotta, inseriamo la nostra pianificazione. Quindi Rovato, Iseo, Ospitaletto, Brescia, Riva del Garda, Sirmione, Peschiera del Garda e Desenzano. Total ET abbiamo detto 0105. Endurance 0220, tipo di volo VFR, cruise speed 110, altitudine. Allora, per questo volo io ho indicato 1500 piedi, perché cercando di vi farò vedere come andremo a operare questo volo, cercheremo di mantenerci sotto i 1500 piedi, così non romperemo le scatole a nessun tipo di TMA o di CTR particolare, e facendo attenzione, diciamo, al terreno. Alternato Lima, India, Papa, X-Ray, e diciamo che il nostro piano di volo dovrebbe essere completato. Quindi, fatto questo, inseriamoci anche qua i remark daylight, non mi interessa perché siamo di giorno in tempo reale. Quindi inseriamoci anche i nostri remark. Ok, per questo start track, il nostro SimMakers ha cominciato a tracciarci, esatto, e siamo in boarding. Altitudine 778, vedete, leggermente differente, forse parliamo di un piede, se non sbaglio, da quello che è indicato nella carta di Brescia. 782 ci va a indicare la carta e il SimMakers ci segna 778, quindi parliamo di una differenza di 4 piedi, quindi diciamo ci può stare, ci può stare, ci può stare. Allora andiamo a individuare, quindi andiamo su questo, andiamo a rimandare, andiamo a individuare, tanto ancora non siamo connessi con i VAU, andiamo ad individuare il nostro fuel on board, quindi abbiamo on board 56, no, sì, abbiamo, ok, 63,9 kg di carburante per un'autonomia totale di 2 ore e 56 di volo. Vabbè, ci può stare senza nessun problema, e quindi riprendiamo il volo. Scusatemi. E allora, vista esterna, e andiamo a vedere il nostro Cessna. Parliamo della livrea Air Sicilia con il logo del nostro aeroclub. Nel frattempo sto vedendo che si è fatta un po' di foschia qua su Bergamo. Ah, ok, ottimo. Questo è il meteoriale che mi ha fatto scaricare il nostro Davide. Dicevo, questo è il materiale che mi ha fatto scaricare il nostro Davide Aragonesi, che lo salutiamo. Sto vedendo che
Mi sa che in questo momento non ho le minime. Andiamo a dare un'occhiata. Allora, dicevo, questo è FS Real WX Pro. In questo momento c'è la versione trial, mancano ancora 18 giorni, la sto testando. E vediamo un po' la situazione del nostro meteo. Vediamo un po', perché mi sa che non ho le minime per poter fare questo volo. E allora, amici carissimi, siamo ritornati. Come vedete, le condizioni meteo sono tornate alla normalità e il nostro amico Davide Aragonesi non aveva sbagliato assolutamente, ero solamente io che avevo sbagliato il settaggio del nostro meteo. Effettivamente vedete su Bergamo un bel cavoccheri, quindi diciamo pista abbastanza libera. E allora torniamo, quindi il nostro SimMagars dovrebbe essere già connesso, sì, esatto. Quindi diamo un'occhiata se esiste nel frattempo qualche controllo su Bergamo. No, ok. E allora andiamo a connetterci anche con IVAO. Ok, siamo connessi anche con IVAO. Nel frattempo questa la possiamo togliere. E quindi godiamoci questa splendida giornata di sole nella nostra pianura della Bassa, no, pianura padana sostanzialmente. Pianura padana, no, oddio, nella nostra cara Lombardia, la Bassa Lombarda. Ok. E allora, torniamo al cockpit del nostro C174, 172, scusate, il piano di volo è inserito. Transponder 7000. E quindi a questo punto andiamo ad accendere la nostra macchina. Quindi mixture, trim in modalità take off. Full pump, andiamo a dare una puntatina, andiamo giù, diamo un colpetto e torniamo su. Magneti, boot e accendiamo il nostro aeromobile. Ok, dunque mi viene comunicato che il nostro girobussola non è allineato con il nord magnetico. Se voi vedete la bussola, che vi ricordo ha un movimento anti-intuitivo rispetto al nostro indicatore di prua, la nostra bussola ci dà come indicazione quasi sud, quindi un 2, cos'è, 2,20, 2,30 e qualcosa. E allora noi andiamo attraverso il nottolino a sistemarci la nostra bussola. Vedete? Il sud è il 21 da questa parte, mentre noi ci troviamo da quest'altra parte, perché diciamo la bussola, quella magnetica, ha un movimento anti-intuitivo. Quindi esattamente ci andiamo a posizionare come è indicato nello strumento. Ok, torniamo sulla nostra finestra di IVAP 122 800, siamo sulla Unicom, confermato, siamo sulla Unicom. Andiamo a richiedere da questa parte il METAR di Bergamo, quindi METAR del 15 alle 0850 Zulu, vento variabile da due nodi, quindi la 010 può andare bene come pista. Cavok
8 gradi temperatura di rugiada 01, QNH 10,22, nulla di particolare da segnalare, quindi andiamo a settarci il nostro QNH, quindi portiamolo a 10,22, ok, ci siamo. Se voi notate viene indicata l'altezza di 782 piedi del nostro aeroporto, come viene indicato nelle carte. Ok, e a quel punto andiamo a comunicare TFC Traffic Lime Taxi Runway 010. Possiamo andare. Leviamo i freni di parcheggio e rulliamo. Ai posteri la presentazione. Caro Gianluca, indicazione del taxiway Golf. Ci è indicato che da quel punto abbiamo un taxiway Golf, stiamo lasciando il nostro hub. Taxiway. Allora, all'interno dell'apron i nodi consentiti sono 10-15, perché ovviamente ci sono movimenti a terra anche di altri mezzi che non sono aeromobili. Lungo le taxi massimo velocità consentita 25 dirigendo al punto attesa Golf della runway 10. Ok, sotto controllo, arrivato a questo punto avremo comunicato il punto attesa. Andiamo a settarci landing lights. Taxi lights. E andiamo nel frattempo a scrivere Responder on. E a questo punto possiamo anche chiudere la finestra.
circuito di traffico sulla runway 10. Allora, siamo pronti per il decollo e andiamo. Cerchiamo di mantenere la prua pista quanto più possibile, in modo da essere allineati con la prua della pista. Vedete, cercate di seguire il nottolino di colore arancione che è stato posizionato esattamente con l'indice dei gradi della prua pista. Adesso individuerò il fiume Serio, eccolo lì che è quasi davanti a noi, e arrivati esattamente al fiume Serio effettueremo la prima virata a 90 gradi. Quando il nottolino di colore arancione sarà esattamente alla nostra destra, allineato a 90 gradi, significherà che stiamo percorrendo il braccio di controbase. Contiamo i nostri canonici 30 secondi. Ora vedete che Grassobbio lo abbiamo passato, quindi praticamente non siamo sopra Grassobbio, e a questo punto possiamo allinearci per effettuare l'altra virata a 90 gradi, per allinearci perpendicolarmente alla pista, all'asse pista, ed entrare nel sottovento. Ricordo, sottovento destro. Vedete, seguendo esattamente l'indicazione posta sulle carte, ci troviamo al di qua anche di Anzano San Paolo, che si trova sulla nostra destra. Vedete? Anzano San Paolo si trova sulla nostra destra, noi siamo paralleli all'aeroporto, quindi paralleli alla pista e non siamo assolutamente sopra Anzano San Paolo. Fatto ciò, ovviamente riporteremo, se ci sarà il controllore, il sottovento, e successivamente, quando il controllore ci darà l'autorizzazione per proseguire verso il primo nostro punto rotta, che è Rovato, e a quel punto cominceremo a prendere quota, ci porteremo per questo volo intorno ai 2000 piedi, 2000-2100 piedi, ora vediamo tipo, in base al volo, alla prosecuzione del volo, e quindi cominciamo a prendere quota e andiamo a effettuare una virata standard di 3 gradi. E ci orientiamo seguendo anche l'indicazione del nostro GPS, quindi man mano che vedremo spuntare la nostra programmazione nel nostro GPS, ci orienteremo per puntare il primo punto rotta, che in questo caso è Rovato. Arrivati nei pressi di Rovato, quindi diciamo quasi allineati con la nostra pianificazione di volo, potremo a quel punto andare ad attivare il pilota automatico per mantenerci la quota, quindi mantenere la quota raggiunta, e impostare il pulsante NAV per la navigazione, che farà sì che il nostro aeromobile eseguirà le coordinate inserite nel nostro GPS.
Ecco che arrivati alla quota di 2000 piedi, magari saliamo fino a 2100, e possiamo praticamente andare ad attivare il nostro pilota automatico, quindi AP attivato, NAV, così seguiamo il GPS, e ALT, così blocchiamo l'altitudine, e vedete che il nostro aeromobile comincerà ad effettuare una serie di virate per allinearsi con la pianificazione inserita all'interno del nostro GPS. Miglia nautiche al punto di contatto con Rovato.
frattempo colgo l'occasione per invitare quanti più volessero approcciarsi al mondo della simulazione virtuale con le dovute informazioni, quindi approcciarsi a una carriera virtuale, un periodo virtuale, seguendo tutti i percorsi formativi necessari. E ovviamente noi abbiamo la nostra Academy in Air Sicilia, che contiene diversi percorsi formativi, partendo dalle basi per poi andare su PPL, sull'abilitazione al volo strumentale IFR, e per finire poi agli altri gradi, quindi alla TPL, ai corsi macchina per la 320 e il 737. Quindi ovviamente vi invito anche ad iscrivervi sull'Academy Air Sicilia, e lascerò poi il link in descrizione di questo video. E dicevamo, abbiamo noi anche all'interno della compagnia la scuola di volo, che in questo momento ha a regime il corso QFR, tenuto dal responsabile del nostro training department, Marco Pizzelin, Sierra India Charlie Zero 157, se non sbaglio. E Marco, diciamo, persona squisita, molto competente e professionale in quello che fa, riesce a coinvolgere gli allievi anche con voli divertenti. E per esempio l'ultimo che è stato effettuato il venerdì scorso, una sorta di gara di orientamento, e qualcosa che può essere un preludio a chissà perché no delle gare QFR da tenersi su Air Sicilia. Vedremo, tutto work in progress da questo punto di vista. E dicevamo, tornando sui corsi, eccolo qui il nostro navigatore, il nostro GPS, il pilota automatico, segue il secondo leg verso il lago di Iseo. E dicevamo, dopo il corso QFR, che è frequentatissimo, sono tutti quanti ragazzi che ogni venerdì sera sono presenti all'appuntamento con il corso QFR, eccolo lì il nostro lago di Iseo che ci aspetta e ci attende davanti a noi. E dicevamo, a breve partirà il corso IFR grazie alla collaborazione del nostro chef pilot Fabrizio Fazzitta, pilota ATP reale della Turkish Airlines. Me ne voglio Fabrizio, non penso che dirò un segreto quando dico che sei pilota della Turkish, e insieme al nostro pilota di PPL di idrovolanti, proprio qua, io sono qua nelle tue zone, Ruslan, il nostro Ruslan, che si trova, lui sta a Como, quindi io in questo momento lungo le tappe di questo tour QFR sono proprio nelle sue zone. Allora in questo caso vedete il nostro pilota automatico ci porta seguendo la rotta non propriamente sul lago, in questo caso possiamo passare all'HDG e ce lo seguiamo, diciamo, semi manuale. Andando a porre delle correzioni alla nostra prua, ecco. E dicevamo, grazie alla collaborazione fra il chef pilot Frazzitta e Ruslan Lecchi, che è il trainer per quanto riguarda il B737, e faremo partire il corso IFR, quindi pianificazione al volo strumentale, e per portare ovviamente tutti coloro che hanno seguito con attenzione, dedizione, direi, il corso QFR, hanno acquisito il nostro
questo rating di compagnia VFR, quindi traghetteremo questa bella crew verso la pianificazione IFR e l'utilizzo degli aeromobili liner, quindi 737 ad 120, per far sì che la nostra crew, anche e soprattutto volando online nei vari network, che siano Pazzi o che siano IBAO, sia adeguatamente in grado di poter soddisfare qualsiasi problematica. Ecco, dirigendo verso il punto rotta Iseo, sul lago Iseo. Allora, adesso effettueremo una circumnavigazione dell'isolotto per poi rientrare in direzione Ospitaletto. Vedete la bellezza, a mio parere, del volo VFR. Fascino del volo VFR. Noi piloti virtuali ci resta questo, sicuramente il nostro buon Ruslan si diverte nella realtà a fare tutto ciò con i suoi idrovolanti.
bella passeggiata sul nostro lago di Iseo. Eccolo qui, e siamo di nuovo direzione sud e ripercorriamo il nostro lago di Iseo. Andiamo col tour lungo FR Italy, tappa numero 3. Vedete anche sul nostro GPS, siamo tornati in linea con
gli altri segmenti del nostro piano di volo. Quindi stiamo rientrando. Bella giornata oggi. Consiglio sempre a chi effettua voli VFR di cercare laddove possibile, in considerazione anche della morfologia del terreno, di cercare di stare bassi, di volare bassi. Uno, perché sostanzialmente non vi perdete il gusto del VFR vero e proprio, quindi del terreno, dei punti di riferimento, come in questo caso entrare all'interno del lago e farsi un po' un giro, divertendosi anche un po', perché sostanzialmente è questa è l'essenza del VFR. Certo, partire da un aeroporto, salirsene a 8.000 piedi e spostarsi un livello semicircolare di 8.500 se vado verso nord, o di 9.500 se vado verso sud, dal mio punto di vista, ragazzi, ha poco senso. Tenete sempre a mente che nell'effettuare una pianificazione VFR, qualsiasi volo vi viene proposto anche all'interno, soprattutto del nostro aeroclub, dovete sempre utilizzare gli strumenti della pianificazione, accompagnati anche per esempio da Google Earth, da una cartina, da un globo che vi dia, a meno che non conoscete le zone, vi dia la possibilità di individuare dei riferimenti sulla carta, per far sì di riuscire a volare a bassa quota in sicurezza. Questo è il VFR. Molte volte capita di vedere anche dei rapporti che arrivano in compagnia di voli VFR o volati in maniera errata lungo il mare, stile diretti IFR, a delle quote veramente improponibili. Ragazzi, cercate di imparare a pianificare bene i voli VFR e a divertirvi, perché volare a basse quote vi consente di divertirvi. Ok, adesso usciamo nuovamente dal lago e riprendiamo la nostra rotta direzione Ospitaletto per seguire poi verso Brescia.
attenzione, un ospitaletto. Di Brescia, seguendo sempre la nostra pianificazione, andremo ad incuniarci all'interno per il lago di Garda. Anche qui passeremo il manuale per evitare che il nostro GPS, il nostro pilota automatico, modalità erroneamente in punti poco sicuri. Eccola davanti a noi Brescia. Per un bel lavoro questo dei
mettiamo la nostra pianificazione e mi sa che dobbiamo intervenire. In direzione Riva del Garda.
si affaccia il nostro lago di Garda. Davvero una gran bella giornata oggi. E ci stiamo avvicinando su il più grande dei laghi italiani, il nostro lago di Garda.
un po' di foschia davanti a noi.
partiamo. E dunque ci siamo riposizionati. E dunque ci siamo riposizionati in direzione sud dopo il 360. Stiamo lasciando le nostre spalle Riva del Garda. E stiamo rientrando volta in direzione Peschiera del Garda. Pista in uso su Brescia. Abbiamo la 14 e la 32, quindi pista in uso la 14. Sì. Quota di circuito. Di circuito 1000 piedi AGL, quindi pista 14 a sinistra, quindi circuito sinistro sulla pista 14, che è la pista in uso in questo momento a Brescia, quindi riduciamo potenza e cominciamo a scendere per mantenere una quota di circa 1000 piedi AGL. Quindi individueremo, occhio a individuare il campo in vista, occhio alle folate di vento. Di mantenere utilizzando sia la cloche che i trim l'aereo il più stabile possibile. Vediamo Brescia alla nostra sinistra e lì in fondo cominciamo a intravedere il campo. Cercate di mantenervi a una velocità non superiore ai 90 nodi. Thank you.
vedete anche il GPS ci segnala che l'aerodromo è dritto davanti a noi, lo cominciamo a scorgere. Ricordatevi sempre che l'ingresso nel circuito di traffico andrebbe effettuato con un angolo di 45 gradi, quindi volendo intercettare il sottovento sinistro della pista 14, cercheremo di posizionarci con appunto un angolo di 45 gradi e dopodiché ci correggeremo nella manovra di sottovento. Campo comincia a delinearsi. Ok, posizioniamoci il nottolino della nostra pista. Ok, dopodiché abbiamo il riferimento del nottolino per l'allineamento poi con la pista. Davanti a noi cominciamo a vedere anche la pista e a questo punto cominciamo una leggera virata per intercettare appunto con un angolo di 45 gradi il sottovento sinistro della pista 14. Che anche il nottolino si starà portando alla nostra, nel basso del nostro indicatore di prua. Ci allineiamo paralleli e se andiamo a dare un'occhiata alla nostra sinistra, siamo paralleli alla pista. A questo punto, stato il controllo, avremmo riportato il sottovento sinistro della 14. In questo caso lo andiamo a scrivere testuale downwind runway 14 Lipo, e abbiamo riportato il sottovento. Manteniamo il sottovento, ancora la testata pista è in questo momento che stiamo osservando. Cercate di restare quanto più allineati possibili. Già siamo in arco bianco per poter inserire un'attacca di flap, quindi fra un po' ci configureremo pronti per il finale, la base e poi il finale. Ok, la testata pista l'abbiamo appena oltrepassata. Cercate di mantenervi con le raffiche di vento, quindi col vento. Ok, siamo stabili, trimmati a 1000 piedi e stiamo per configurarci, quindi
una tacca di flap. Cominciamo ad abbassare la nostra velocità, cominciamo anche ad abbassare un po' la quota ed effettuiamo la virata di 90 gradi per il finale. Vedete che il nottolino si porta alla nostra sinistra, quindi quando siamo allineati vedete che siamo nel nostro braccio di base. Effettuiamo la nostra virata in finale. Posizionarci pronti per la touchdown zone. Thank you.
Spegniamo le taxi light. Vehicle. Pilot health. E nav lights. E siamo arrivati a Brescia. Panoramica dall'alto. Concluso questo volo del leg 13 del VFR IVAO Italy Tour e anche il VFR Italy Tour dell'Air Sicilia Virtual. E da Brescia vi saluto, scusate un po' la voce che ogni tanto va e viene, ma sempre questa influenza che mi ha preso e dal quale sto uscendo da poco. E che dirvi? Alla prossima e buoni voli e buona percorrenza all'interno della nostra compagnia. Per chi vuole iscriversi, il nostro sito è aperto a tutti. Iscrivendovi troverete sicuramente persone squisite, il nostro staff è competente sia per quanto riguarda il training department, sia per quanto riguarda le varie sessioni, il training, il supporto, il technical support che vi saprà supportare in tutte le situazioni possibili e immaginabili. Per il resto, che dirvi? Alla prossima e un saluto da Brescia Montichiari.